Una buonissima serata a tutti voi, ben ritrovati, grazie per essere anche questa sera puntualissimi alle 19 in mia compagnia. E fate bene perché ci sono davvero delle cose straordinarie, ma prima vi ricordo subito il nostro indirizzo di posta. Come sempre, per restare in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli@espansionetv.it. Lui è tornato a trovarmi e io sono sempre felicissima quando c'è Andrea Parodi. Ciao Andrea! Ciao Dolores, ciao. Grazie per essere qui, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Ci sono tante cose da raccontare, ma salutiamo anche l'altro ospite. Saluto e ringrazio Luca Guenna. Ciao Luca. Ciao, benvenuto, è la prima volta grazie che vieni a trovarci, sì. E grazie per essere qui. Allora, lo ricordo, tu sei presidente di Woodinstock e da qui parte un lunghissimo discorso. Allora Andrea, intanto ci sono eventi su eventi che assolutamente sono imperdibili. Tra pochi giorni che cosa parte? Domenica c'è il Towns Van Zandt International Festival e quest'anno è la 15ª edizione. Abbiamo preparato un cast davvero formidabile, arrivano ospiti dagli Stati Uniti, tra cui Larry Campbell, chitarrista storico di Bob Dylan, insieme a sua moglie Teresa Williams, John Popper, che è un armonicista, anzi è l'armonicista di Eric Clapton e di tantissimi altri, è leader di una band che si chiama Blues Traveler, John O'Manson, Bossifus King, poi arriverà Eddie. Solo per iniziare, sì. Ma altrettanto solo per iniziare, io chiedo una brevissima clip giusto per un'introduzione, poi continuiamo a chiacchierare, via, vediamola. Ciao a tutti, ci vediamo al Towns Van Zandt Festival. You can see dead flowers every morning. E insomma, davvero, ci sono dei nomi straordinari come hai detto e non è un caso che appunto ci sia una tradizione così lunga che continua perché è un grandissimo successo. Sì, 15ª edizione, c'è un grande lavoro dietro, c'è tanta passione, bene. Ma tanta passione anche verso il riconoscimento verso questo artista incredibile. Towns Van Zandt è un po' il cantautore dei cantautori. Pensa che Bob Dylan era ossessionato da Towns Van Zandt e andava a sentirselo di nascosto ogni volta che Towns andava sulla East Coast a suonare in qualche localino. Dylan si camuffava per andare a sentire i suoi concerti. Ha cantato anche Bob Dylan una sua canzone insieme a Willie Nelson, le sue canzoni sono state cantate da personaggi come Norah Jones, Robert Plant, Devendra Banhart, Sonic Youth, anche cantautori e musicisti dai generi molto lontani tra loro. È veramente un personaggio di culto. Tutto è nato quando una quindicina di anni fa ero stato invitato a Glasgow e a Edimburgo a suonare per un tributo in suo onore e lì conobbi suo figlio J.T. Van Zandt. E da lì poi è partita questa avventura. E da lì è iniziata questa storia, sì, meravigliosa, che porta proprio qui nel nostro territorio questo festival che davvero richiama un pubblico enorme, non soltanto italiano. Quello è bello, quest'anno poi sono veramente arrivate prenotazioni dalla Spagna, dalla Norvegia, dalla Svezia, dall'Olanda, dall'Irlanda, dall'Inghilterra e quindi anche l'idea poi di costruire intorno a questo evento che si svolge tutto nella giornata di domenica con una maratona che comincia alle 5:30 del pomeriggio e dove ogni cantautore, sono 25 i cantautori. Quindi una carrellata pazzesca. Una carrellata, ma in 2 ore e mezzo ci saranno appunto 25 canzoni, perché comunque al centro c'è lui, c'è Towns Van Zandt, sono tutti qui per lui, i nomi altisonanti che ti dicevo prima, certo. Larry Campbell, Teresa Williams, John Popper, il cast è veramente strepitoso, ma tutti mettono davanti questo grande poeta della musica. E poi abbiamo voluto costruire intorno a questo festival una settimana di eventi non soltanto qui nel nostro territorio, ma l'idea anche di coccolare questi turisti che arriveranno da fuori. Abbiamo organizzato, per esempio, martedì prossimo ci sarà un concerto in una vigna dove producono Lambrusco. Beh, lì poi ci si divertirà moltissimo. Eh sì, con quattro cantautori texani. Certo. Per una serata c'è Luca dove... che sorride perché già questa cosa gli piace. Lambrusco è interessante, ma è ancora più interessante la contaminazione tra la cucina emiliana e quella messicana che verrà fatta quella sera. Però verrà sperimentato un margarita a base di Lambrusco. Cioè, solo per questo bisogna essere presenti, assolutamente. E poi dicevo di Larry Campbell e Teresa Williams, mercoledì sera suoneranno alla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Questo è un evento molto importante e rientra, certo, comunque in questa settimana dedicata a Towns Van Zandt. Ma non è tutto, perché questo è il primo evento davvero alle porte. Ma poi
C'è un'altra tappa importantissima, imperdibile, io non mi stanco di dirlo assolutamente. Qual è? Il Buscadero Day. Certo. Luca, ma sentiamo anche te, perché già stai pensando al Lambrusco, alla sfida, sì, insomma, tra le cucine e via dicendo. Ma c'è questa collaborazione. Com'è, sì, nata? Diciamo che io nel presentarmi dico che entro più recentemente in questo ambiente fantastico musicale, un po' a gamba tesa, perché io 10 anni fa ero un direttore di private banking in carriera e a un certo momento la mia strada si è fermata, come andare a fare un frontale contro il muro, perché all'ospedale Besta una dottoressa si è sfilata gli occhiali e mi ha detto che avevo il Parkinson. Quindi io ho cominciato a riflettere su questa cosa orrenda, una notizia orrenda, cercando di trasformarla in positivo. Quindi la mia depressione è durata 5 minuti, come dico sempre, per sorridere su questo aspetto, e ho deciso di dedicarmi a quello che mi piaceva fare. Nella vita io non avevo mai osato fare un concerto, cantare in un pub, e ho iniziato a divertirmi come terapia, oltre a quella dei farmaci, a prendere in mano la chitarra e quindi a giocare con una band, andare in giro per la città come un ragazzino. E con questa terapia ho proseguito per un paio d'anni, poi però non mi soddisfava la cosa, perché volevo fare un po' di soldi per creare un'associazione capace con la musica di sostenere la ricerca sulla malattia di Parkinson. Questa era la mia idea. Io malato, andare verso i sani e riuscire a farli innamorare di questo progetto, e a fine dal progetto l'idea che questo Woodstock diventasse una realtà. Woodstock letteralmente prende memoria dal grande festival di Woodstock, con la in mezzo diventa legna in magazzino, come a dire tante cose da dire, tante cose da fare. Quindi abbiamo anche le arti figurative oltre che la musica. Da lì abbiamo cominciato senza un soldo in tasca nel 2012, siamo all'ottava edizione. Ho avuto la fortuna di incontrare, siamo andati apposta a incontrarlo a Verona 8 anni fa, e Bob Benjamin, il fondatore di Light of Day, e da lì abbiamo cominciato a realizzare veramente grandi numeri, perché abbiamo migliaia di visitatori al festival, e tutto quello che noi ricaviamo lo versiamo in un fondo dedicato alla ricerca e all'assistenza di malati di Parkinson, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che è figlia della Fondazione Cariplo sul territorio. Quindi abbiamo già, lo dico con un certo orgoglio, accantonato in questo fondo 62.000 euro, che sono 62.000 euro di sudore, di fatica dei volontari che gratuitamente hanno aiutato a costruire questa realtà. Quindi oggi c'è una grande determinazione, sì, e una risposta molto forte. Sì, vogliamo affrontare la malattia cantando, ballando e divertendoci. Quindi sconfiggere il Parkinson a suon di musica sarà un po' uno slogan, ma è una cosa in cui crediamo molto, e adesso siamo veramente molto orgogliosi e fieri di essere riusciti a incontrare Andrea e di avere come ospite autorevolissimo il Buscadero Day nell'ultima delle 4 giornate di Woodstock, dal 18 al 21 di luglio al Parco Berrini di Ternate. Per noi è una cosa, è un sogno che si realizza. Ed è una cosa bellissima, Andrea. Io, quando ci sei tu in studio, ci si emoziona sempre. Per una ragione o per l'altra, insomma, la lacrima un pochino scappa. E le parole di Luca mi piacciono molto, perché quando tu vieni periodicamente qui a presentare i vari momenti, i vari festival, Light of Day, si parla di personaggi che però stanno un po' lontani. E invece qui ne abbiamo uno qui in studio con noi questa sera, con una forza e una determinazione che davvero fa spavento, ma fa anche tanto orgoglio a coloro che, grazie, hanno risposto con entusiasmo e con cuore a questa, grazie, cosa. E Andrea, per te sono felicissima, per le ragioni che ovviamente sai e che sono nostre, che non possiamo discutere in questa sede, perché il Buscadero davvero è una tradizione straordinaria che non deve essere in nessuna maniera offuscata da nulla. Abbiamo una clip, la vediamo? Vai! I don't need a lot of money or a man.
home. I don't want a ship that sails the ocean blue. I won't look for hidden treasures, for I found a love that's true, and that's all I. Got a diamond ring that sparkles, and a golden band that shines. Let me place them on your finger. Say you'll change your name to mine. Now I found the greatest treasure, and I know. Want money, ships, or mansions, 'cause all I want is you. Hi, I'm Teresa Williams. And I'm Larry Campbell. And we love the Buscadera. Io provo a parlare in italiano. Vorremmo salutare tutti i nostri amici in Italia e dire quanto apprezziamo tutto ciò che Buscadero ha fatto per supportare la nostra musica. Abbiamo bisogno di Buscadero e ora Buscadero abbiamo bisogno di voi. Per favore, fai tutto ciò che puoi per sostenere questa meravigliosa organizzazione e festival e mantenere la musica in Italia. Grazie, grazie amici. Ed è vero, è proprio importante sostenere Buscadero, perché Andrea, siamo quasi in chiusura, quindi un minutino a disposizione. Allora, vai. Faccio lanciare la pagina dell'home page della campagna crowdfunding. Certo. Che stiamo, abbiamo Eccola. Passato il giro di boa, siamo già oltre il 50% dell'obiettivo, perché per fare un festival così importante, con l'aiuto grazie a Woodinstock, abbiamo bisogno dell'aiuto anche proprio dei fan, di chi in questi 10 anni è venuto e si è divertito e si è emozionato al Buscadero. Quindi potete andare su questa pagina bcraudi.com, troverete il collegamento con Buscadero e queste ricompense anche straordinarie, perché per esempio Larry Campbell e Teresa Williams, che abbiamo visto adesso, Larry Campbell è stato chitarrista di Bob Dylan ma anche di Cyndi Lauper e tanti altri, abbiamo chiesto ai più grandi cantautori americani di fare un disco con le nostre canzoni preferite. Quindi ci sarà Larry Campbell, James Maddock, John O'Manson, Bosifus King, David Bromberg, Steve Earle e tantissimi altri che canteranno una playlist di canzoni scelte proprio dagli appassionati del Buscadero. Vi aspettiamo il 21 luglio a Ternate, che è un posto meraviglioso. Purtroppo non saremo in provincia di Como, siamo in provincia di Varese. Purtroppo, per fortuna, comunque ci avviciniamo anche a Gallarate, che è la sede del Buscadero, è un parco meraviglioso e vi aspettiamo tutti. L'importante è seguire il Buscadero, come ho detto, l'unico, l'originale, quello vero, questo. Bene, io ringrazio Andrea Parodi e Luca Guenna per essere grazie. Stati qui, un regalo meraviglioso, grazie. E grazie anche a voi, rimanete lì come sempre, tra poco torniamo.